Gianluca Caprari, allora arrivata la sosta di campionato, ma già si pensa alla gara con la Sampdoria, c'è gran voglia di regalare ai tifosi questa prima vittoria della stagione, almeno sul campo? Sì, è quello che è il nostro obiettivo, ci alleniamo ogni giorno per questo motivo, ci manca la vittoria e abbiamo fatto partite in cui dovevamo andare a casa con i tre punti, ma non l'abbiamo ottenuti. Penso che prima arriva la vittoria, poi ci sbloccheremo. 7 partite, 6 punti in classifica, 3 conquistati sul campo, vi aspettavate qualcosa in più oppure diciamo con questo inizio di campionato così difficile, con questo calendario così in salita, può andare bene così? No, io mi aspettavo qualcosa di più, ma per quello che abbiamo espresso in campo, ecco. Con l'Inter dovevamo vincere, penso, con il Napoli anche avevamo una partita in mano. Abbiamo buttato via dei punti che forse con un po' più di esperienza non succedeva. Gianluca Caprari, già andato a segno in questo campionato, stai facendo bene, tra l'altro in un ruolo non tuo, quello di attaccante, di punta centrale, e soddisfatto per quanto riguarda il rendimento personale? Ma soddisfatto no, ero partito alla prima partita dove ho fatto subito gol, quindi in queste ultime partite non l'ho fatto, mi manca fare i gol e soprattutto gli assist, ecco. Quindi cercherò di fare di più per la squadra, perché è quello che meritano tutti. Tra qualche giorno ci sarà questa gara con la Sampdoria, anche se manca ancora un po', vogliamo un attimo brevemente entrare un po' nel discorso della gara di sabato prossimo. Sampdoria, squadra che non ha iniziato benissimo il campionato, tra l'altro ritroverete anche un vostro ex compagno Torreira. Sì, è comunque una squadra che gioca molto bene a calcio. Hanno quei due davanti e sono fortissimi, ma nell'organico sono una buona squadra, ecco. Dovremmo fare una partita come sempre, cercare di giocare come abbiamo fatto nelle ultime partite, esclusa l'ultima dove abbiamo un po' toppato a livello di squadra, ma non c'è un problema da ponersi.